Berlusconi vi ha scelto come nemico. Siete peggio dei comunisti del 94, una setta, non un partito. Perché? La conosciamo, la campagna della paura di Berlusconi. Individua un nemico e poi comincia a terrorizzare le persone. Ha detto che siamo degli incompetenti. Peccato che con noi si candiderà chi gli ha fondato il TG5, chi gli ha fondato TG.com. Con noi si candideranno persone delle forze armate, dell'università, persone che vengono dal mondo del giornalismo come Paragone, persone casta, che vengono... Diciamo. Da quel un mondo, po' di casta. No, io credo che si stiano candidando con noi, ci stiano mettendo la faccia tante persone che hanno voglia di cambiare questo paese. La cosa bella è che sta succedendo, che chi aveva timore magari di associare se stesso al movimento perché rischiava di fare la fine di Orietta Berti, perché è stata denunciata alla Gcom perché ha fatto un endorsement al Movimento 5 Stelle, adesso sta trovando coraggio. Anzi, voglio salutare Orietta Berti. Ma io mi sento anche un po' in colpa, perché lei alla fine ha detto solo che ha una bella pelle, le piaceva l'abbronzatura, è diventato oggetto di una denuncia del PD alla Gcom. Beh, questo è vergognoso in questo paese, è vergognoso. Non si dovranno dare pareri. Senta, in fondo, 5 Stelle Berlusconi, poi, e Forza Italia, almeno alla sua nascita, non sono così differenti. Lei dice, trova il nemico e... va contro il nemico, trova la paura e va contro la paura. In fondo i 5 Stelle nascono contro quelli che hanno sfasciato l'Italia, contro la casta, contro la partitocrazia, contro l'elite. In fondo Berlusconi si basò per fare una rete su Publitalia. Voi in qualche modo vi riferite in ogni caso a un'azienda privata, quella di Casaleggio, perché vi organizza la struttura della rete. Siete così diversi? Beh, è la genesi che è diversa, nel senso che Berlusconi scende in campo perché deve salvare le sue aziende ed era finito il governo di Craxi e di chi gliele aveva tutelate con leggi ad personam. Però lui scende in campo per Tangentopoli, si ricorda, sì, i TG che dicevano... Quella era la motivazione ufficiale, poi l'abbiamo capito in questi anni. Guardi, io poi tra l'altro il problema delle leggi ad personam, magari così lo via, capiremo anche di era il problema non tanto che lui voleva salvare se stesso, è che per salvare se stesso ha messo fuori dalla galera un sacco di gente che doveva stare in galera e poi ci veniva a parlare di sicurezza. Però si ricorda Silvio c'è Berlusconi durante differenza. Lei era piccolo, immagino, quanti anni aveva nel 94? Io sono nato nell'86, quindi 8 anni. 8 anni, si ricorda qualcosa di quell'epoca? Perché c'era Tangentopoli, Berlusconi addirittura offrì, si ricorda, offrì... Beh, 8 anni non mi ricordo. No, gliel'avranno detto, ha ragione. Sicuramente... aveva offerto i seggi a Di Pietro, Berlusconi nasce su un'onda giustizialista, in qualche misura forse la storia si ripete in Italia, no? Facciamo però una differenza sostanziale tra quello che dice un politico e quello che fa un politico, perché Berlusconi da 20 anni dice le stesse cose. Il problema è che se si vuole continuare a credere a colui che oggi dice di voler cambiare il paese, quando ha avuto l'opportunità di cambiarlo mentre stava governando e nel momento in cui ha dovuto scegliere tra l'Italia e le sue aziende, ci ha lasciato a Mario Monti e ha votato la legge Fornero, beh, quel signore oggi non ha più nessuna credibilità per venirci a dire che vuole abolire le ingiustizie, che vuole aiutare i pensionati.